Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi il video è una recensione. So che siete curiosissimi di sapere che cosa ne penso del prodotto, appunto, di cui vi parlo oggi. Il prodotto in questione è un correttore, cioè è il correttore di Makeup Revolution che si chiama Conceal and Define Full Coverage Conceal and Contour. Praticamente è un semplicissimo correttore che può essere utilizzato sia per fare dei punti di luce che dei punti di ombra, ma questo come qualsiasi correttore, qualsiasi fondotinta, qualsiasi prodotto in crema o in polvere che può essere applicato sul viso. Questo correttore è disponibile in 18 colori e sono disponibili diversi sottotoni, da quello caldo, da quello neutro e freddo. Io l'ho acquistato su Maquilalia, il prezzo è di 4,99 euro, ma sapete bene che adesso Makeup Revolution è un po' come il prezzemolino, sta da tutte le parti, lo trovate in tantissimi siti, adesso lo trovate disponibile anche in tantissime OBS, insomma è facilmente reperibile e il prezzo è molto molto abbordabile. Il colore che ho preso io è il C3, è abbastanza chiaro, me lo sarei aspettato un pelino più scuro, quindi sappiate che come range di colorazioni ci sono colori sia abbastanza chiari sia abbastanza scuri. Secondo me come colorazioni hanno fatto davvero un buon lavoro. Prima di dirvi che cosa ne penso, vi faccio vedere un attimino l'applicazione e ci vediamo tra un secondo. Come avete visto, l'applicazione è molto semplice, si applica benissimo, si stende con il dosatore che dovrebbe essere simile a quello di Tarte. Tantissimi dicono che questo qui è il dupe proprio del correttore di Tarte. E sia per forma che come prodotto. Io quello di Tarte purtroppo non l'ho provato perché, come sapete bene, Tarte non è disponibile qui in Italia, bisognerebbe comprarlo dall'America. Poi ci sarebbe il problema della dogana, quindi purtroppo ancora non ho avuto modo di provarlo, ma sarei davvero curiosa di farlo. Appunto, l'applicatore è tipo una specie di coso per mettere lucidalabbra, ma gigante, ed è carino e comodo anche per applicare il correttore sia nella zona qui del contorno occhi sia in giro per il viso, per se volete fare dei punti di luce. Il correttore si applica bene, non va a fare cose strane con il fondotinta, si stende bene con la spugnetta, è un normalissimo correttore. Per quanto riguarda il fatto di essere full coverage, l'ho sentito in tantissimi video che questo è appunto un fondotinta. Un fondotinta, scusate, un correttore che dovrebbe essere il dupe di quello tanto amato di Tarte che è estremamente full coverage. Se devo essere sincera, non l'ho trovato così tanto full coverage, al contrario, l'ho trovato abbastanza trasparentino. Secondo me ha una media coprenza, non è altissima come dicono loro e come in tantissimi dicono. Ho riscontrato questa cosa, nel senso che quando lo applico e lo vado a stendere, un pochino riesce fuori l'occhiaia che c'è sotto, quindi non va a coprire così tanto come invece avrei voluto e come avrei sperato. Per questo motivo ci sono rimasta leggermente delusa perché mi sarei aspettata davvero un correttore super mega coprente, anche perché le mie occhiaie sono davvero scure e coprirle è una rottura di scatole. Ho detto vabbè, magari tante volte invece di mettere sempre il mio correttore per correggere e poi quello per illuminare, riesco ad utilizzare un solo correttore e via così. Invece devo dirvi che l'ho provato sia con il mio correttore, quello arancione, per andare a correggere le occhiaie, sia senza. Senza è secondo me davvero poco coprente, si vede tantissimo l'occhiaia scura che c'è sotto. Anche con il correttore aranciato per andare a correggere l'occhiaia, devo dire che questo correttore la fa risbucare un po' fuori, proprio perché una volta steso risulta quasi trasparentino e fa riapparire quello che c'è sotto. Come sapete e come vi dico sempre, ogni correttore e ogni fondotinta, ogni prodotto in crema che mettiamo sul viso e sugli occhi va fissato. Anche questo ovviamente va fissato e lo fisso sempre. Però devo dire che anche fissandolo con la cipria ho riscontrato che nell'arco della giornata tende ad andarsi a infilare un pochino nelle pieghette e questa cosa non mi piace tantissimo. C'è il mio amatissimo correttore che sto adorando in questo periodo, utilizzo solo ed esclusivamente quello lì, è il Fit Me di Maybelline. Quello lì non lo fa assolutamente, cioè lo fissate bene con la cipria e rimane lì dove l'avete messo tutto quanto il giorno. Questo qui, vi ripeto, anche fissandolo, magari dopo qualche ora mi ritrovo che nelle pieghette ci sia andato a infilare un po' di prodotto, cosa che non mi piace perché tende ad accentuare ancora di più l'occhiaia.
Quindi per questo motivo non mi sono trovata tanto bene e calcolate che ho una pelle normale, magari se avete una pelle che tende a tirare fuori il sebo durante le ore, probabilmente questo effetto sarà ancora di più accentuato. Per quanto riguarda la durata, devo dire è buona, cioè mi dura fino a fine giornata, però quello che succede è, non lo so, mi fa un effetto strano e sono curiosa di sapere se è successo a qualcun altro di voi, perché sinceramente non mi era successo, cioè non mi succede con mai nessun correttore. Quello che accade è che praticamente a fine giornata il correttore sembra separarsi dal fondotinta. Lo so, ragazzi, è stranissimo, però mi succede questo, cioè a fine giornata ho una specie di linea marcata che non lo so, è dovuta proprio dal fatto che il correttore tende a separarsi completamente dal fondotinta. Non so se è perché il correttore si ossida in modo diverso rispetto al fondotinta durante la giornata, non ho la minima idea perché succeda questa cosa, perché vi ripeto, lo fisso nello stesso modo in cui fisso tanti altri correttori, lo applico in abbinamento a tantissimi fondotinta che utilizzo quotidianamente, che so lavorano benissimo e che so non fanno questo effetto con nessun altro correttore. Quindi sicuramente la colpa è sua, però a me succede questa cosa, non l'ho sentita in nessun altro video, sono curiosa di sapere se succede anche a voi. Quindi, in definitiva, che cosa ne penso? È un buon correttore? Sì, è carino. È eccezionale? No, non è un correttore di quelli che dico quando lo finisco, se mai lo finirò, dovrò assolutamente ricomprarlo. Per me non è così. Credo sia un correttore carino, specialmente se volete spendere poco. Non credo sia il miglior correttore del mondo, però se avete delle occhiaie non particolarmente accentuate, sicuramente è un correttore che farà il suo lavoro. Se avete delle occhiaie scure, secondo me avete bisogno di qualcosa di più potente. Io non abbandonerò, almeno per il momento, fino a che non troverò qualcosa di meglio, il mio Fit Me di Maybelline oppure l'Instant Anti-Age. Sono uscite le nuove colorazioni, ragazzi, anche qui in Italia. Infatti devo provare a prendere il colore più chiaro dell'Instant Anti-Age, perché quello più chiaro fino a poco tempo fa era troppo scuro per me durante l'inverno. E quindi devo provare a prendere appunto il nuovo colore più chiaro e vedere se va bene fino a quando sono una mozzarellina. Come al solito, ragazzi, queste sono le mie opinioni. Fatemi sapere se avete provato questo prodotto e che cosa ne pensate, così se ci sono persone che lo vogliono comprare, possono sentire anche diverse recensioni appunto di altre persone, di altri tipi di pelle e appunto possono leggere qualcosa di diverso dalla mia opinione. Se il video vi è piaciuto o vi è stato utile o semplicemente vi ha fatto compagnia, spolliciate all'insù, iscrivetevi al canale o condividete il mio video con i vostri amici. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!